niente, 3 anni fa circa più o meno ho occupato questa casa perché era una necessità, se no non l'avrebbe fatto. E sapendo che questa signora comunque stava bene, abitava via Borgogna una con la figlia, e contatto di cameriere, quindi ho detto a me serve, lei comunque l'ha abbandonata così da parecchi anni, e necessità sono entrata. Ma questa casa è una casa del comune, perché questa signora che ha così tanta disponibilità aveva questa casa? Cioè, lei ha le possibilità per abitare in via Borgognona, però ha anche una casa dell'Ater. Sì, diciamo che la casa, io poi parlando con la gente che abita lì, comunque da anni che la conosce, io so che questo appartamento alla figlia gli è stato comprato dal papà, praticamente hanno messo le cose al nome della figlia, quindi al nome della signora non risulta nulla. Comunque io so che sta in questo appartamento a via Borgognona con la figlia, vive nella dipendenza con la cameriera e non dà fastidio alla figlia. Comunque dentro a questo appartamento c'è una dipendenza dove vivo la cameriera, la signora, quindi sta bene, se no non avrei fatto una cosa. Quindi questa casa, fatemi capire, non è di proprietà del comune, ma è di proprietà di questa signora che l'ha acquistata in modo agevolato, diciamo. No, casa quella che io ho occupato è del comune. È del comune. E quella invece l'ha acquistata dal marito di questa signora. Quindi la casa non è della signora, stava solo, diciamo, ce l'aveva in affitto, sì, ma la teneva vuota. Sì, sì. Okay. Sapendo che comunque c'è gente che c'ha bisogno, certo, come macchine e tutto. E parlando con una mia amica, questa signora gli ha detto che la teneva perché ogni tanto ci andava la nipote a studiare. Ah. E adesso ecco, c'è gente che dorme in macchina, lei lascia la casa alla nipote, la nipote la mostra. Comunque gli anni fa sono entrata con i bambini. E c'è stata una causa che stranamente questa causa in 3 mesi siamo riusciti a fare la causa, l'appello, tutto fatto, cose che qua in Italia prima che una casa, una causa va a termine purtroppo deve passare 3 mesi, siamo riusciti a fare tutto questo e questa mattina sono venute con, sono stati 40 centri e vi hanno dato torto in questa causa, sì, e c'è stata la motivazione per cui vi hanno dato torto, che voi chiedeva il nell'appartamento. Ho capito. E quindi questa mattina che è successo? Stamattina diciamo, la figlia era in tribunale, io cioè chi ha preso le chiavi, diciamo, è andato a controllare l'appartamento da lì. Sì, chi ha lasciato le chiavi a questo signore in modo che ogni tanto andava a controllare, perché nel frattempo comunque gli ha detto io controllo l'appartamento, io quando sarà che è, lo do a tua figlia quando si sposerà. La figlia del signore si è sposata, non gli ha dato proprio niente. Tanto è vero che questo signore a un certo punto vedeva che lei neanche si interessava più, neanche chiamava per dire tutto a posto, casa, sta tutto bene. Quindi anche lui alla fine non dice, te frega a te che casa tua, che devo... Comunque c'ha questi chiavi qua. E è venuto in tribunale questo signore a testimoniare che comunque ha queste chiavi, in casa non ci abitava, cioè la signora non ci abitava più. E quindi abbiamo perso la casa qua. Lei in causa ha portato la figlia e la nipote che... come diciamo testimoni non sarebbero anche attendibili perché ormai vanno a favore della signora e mi ha cessata la causa e tutto, poi vai ogni mese a combattere l'ufficiale giudiziario, manda sempre di un mese e questa mattina che era la 10ª volta che venivano e sono venuto una trentina di cittadini e la Digos mi hanno che stavo così dietro la porta, oltravano, stavano cercando di rompere la serratura per entrare, io gli ho detto sta dietro la porta, che avevo stato, cioè schiate di farmi male veramente, e va bene signora, chiamiamo un'ambulanza. Questa è stata la risposta dei vigili del fuoco, insomma, è di vero che, tanto è vero che non c'era, non era proprio, proprio il fabbro. Ma loro sapevano che voi avete 2 figli, non sapete dove andare. Voi non avete alternative. Io tanto è vero che questa mattina ho pregato, non me l'ho ok, rimandati una mese, i bambini come mi fanno la comunione. Non c'hanno cuore. Cioè io ho fatto così, i bambini possono essere menzionati. C'è cuore così. Fino a non, stavo già qua, sono entrati, non so, non mi ha fatto.
altrimenti anche che assiste scena ai bambini. Non mettono la loro in casa. E quindi che cosa siete venuti a fare qua? A chiedere la sistemazione, noi stasera andiamo a e vi hanno dato qualche risposta? Finora l'unica soluzione che ho trovato è io con i bambini da una parte e mia madre dall'altra. E dove questo? In un appartamento? No, dentro casa famiglia proprio. Casa famiglia? Cioè, questa è una situazione che i bambini mandano la famiglia e poi in vita. Questa è una soluzione a dividerla, i bambini mi risentono. Ho capito, e quindi avete messo questa tenda qui per dimostrare, questo è il consiglio municipale. Se non siamo questa sera noi dormiamo qua, noi abbiamo un tetto. Senta, ma mentre siete venuti qua, che cosa c'era? Il consiglio municipale, è successo qualcosa? Sì. Voi siete entrati, è stato bloccato. E qualcuno ha preso una posizione, qualche politico, qualcosa? Difficilmente devo dire comunque con calma, vedo tutto, non è che stiamo facendo di stacchetto. Conoscete qualche altra famiglia che gli è successa la stessa cosa? C'è gente che dorme in macchina, cioè, adesso io sto vivendo questa situazione perché ecco poi un'unione fa la forza, quindi gente che io non conosco si è mossa per me, come mi servirà, se fa qualcuno io devo con gli altri cercare di evitare questi strati. E ce n'è tanta gente, però è tutto con bambini che dorme in macchina, l'altra settimana la signora gli è scoppiata la prima stomaca, rischiando la vita, sta all'ospedale, una signora disabile addirittura, una bambina che c'è così. Non... Ma il comune di Roma le case ce l'ha? Ce l'ha il comune. E perché secondo lei non le danno a chi ne ha bisogno? Perché se parliamo della Romagna Magna in generale, dove possono prendere, prendono. Io ho saputo anche che quando gente che conosco che sono la stessa situazione viene a segnare residence e se l'affittano a altra gente. Quindi magari non ne ha bisogno, però. Sì, perché se tu fai così, a me è come se adesso mi danno una sistemazione, poi io mi appoggio da un'altra parte e gli dico vabbè, tu entri, mi dai 100 euro al mese. Cosa succede? Voi ce l'avete un reddito che riuscite a Guarda, campare? Io non è che io ho 8.000 euro l'anno, lui deve iniziare a lavorare in secondo mese, adesso 600 euro al mese. Se non stanno in grado a campare 450 euro al mese. Ho due bambini, potevo pagare l'affitto, io sinceramente se potevo pagare l'affitto non faccio più questa situazione ai miei figli, ma neanche io perché io non sto a dormire tutto il giorno col pensiero cosa succederà, troppe strade, se i bambini ci avranno. Non è bello, non è bello. Io se potevo pagare un affitto tranquillamente avrei pagato un affitto, avrei visto come tanta gente, sta bene, ha fatto i bambini, che comunque anche loro vanno male, non mi sentono. Ho capito. Vuoi fare un appello al sindaco, non so, a qualcuno? Sì, ce ne vanno due, che non ce la metti tu qua, ma chi ce la può mettere? Ma no, i bambini, questa cosa primaria, saranno il futuro dell'Italia. A vedere queste scene, queste cose, che poi non pensassi i bambini, ma dove viviamo? Basta. Sono Michelangelo Giglio, sono dell'associazione Inquilini Abitanti, ASO-SSB. E diciamo che oggi siamo venuti qui a occupare il municipio perché pensiamo che il municipio sia il primo referente dei cittadini, è l'istituzione immediata che dovrebbe essere quella che è la prima istanza per i bisogni reali di una città, di una metropoli come Roma, che vive da anni un'emergenza abitativa che non ha pari per il nostro paese. Praticamente cosa è successo stamattina? Stamattina è stata buttata fuori di casa una persona, una famiglia con due bambini minori che da oltre 2 anni occupava un alloggio popolare del comune, quindi parliamo di una casa popolare. Il problema è che questa casa popolare era stata lasciata vuota da anni da una intestataria che per anni ha pensato di non abitarci perché evidentemente aveva un'altra soluzione. E da designarsi in primi questa persona oltretutto abitava in Borgognone, cioè parliamo di una traversa di 20 corsi. Noi quello che denunciamo è che innanzitutto da parte delle istituzioni, in questo caso da parte del Comune, non c'è stata una vigilanza, un controllo e una gestione da parte del proprio comune pubblico, perché chiaramente secondo noi pensiamo che la casa popolare
va data a chi ne ha bisogno. Noi pensiamo che in questo momento vada realizzato un piano per fare, per costruire, ma soprattutto per requisire, per dare alloggi popolari a chi ne ha bisogno, e pensiamo che c'è una volontà politica, scientifica in questo paese, che si fa in modo che in questo paese il patrimonio pubblico non debba essere gestito, per dimostrare che non serve, per dimostrare che nessuno ha bisogno di una casa pubblica, per dimostrare che non debba battere al disordine. Noi in controtendenza facciamo delle battaglie quotidiane, resistendo, facendo dei weekend astratti, occupando edifici e alloggi pubblici, perché in questo paese c'è una povertà diffusa, perché c'è una precarietà diffusa, perché la gente chiaramente non può pagare 1.000 euro d'affitto o non ha i soldi per comprarsi. E pensiamo che in prima istanza il municipio, perché sappiamo che il quarto municipio in questo caso non è che può risolvere l'indicato il problema della casa, ma che il municipio prenda in esame la questione, faccia pressione verso il nostro sindaco affinché denunci il fatto che nel proprio municipio esiste ormai un'emergenza che anche in questo municipio ha superato i limiti della decenza. Quindi pensiamo che il municipio in prima istanza si possa impegnare per trovare una soluzione provvisoria, in far modo che questa famiglia oggi trovi un tetto, se no questa famiglia stasera non sa dove andare, veramente non sa proprio dove dormire, perché i propri parenti non hanno disponibilità di ospitarli, i genitori non hanno la possibilità di ospitarli, e pensiamo che se ne debba fare carico le istituzioni. Le istituzioni secondo noi se ne possono far carico, perché di soldi di denaro pubblico ne viene sprecato e sperperato tanto. Io adesso a parlare di grandi opere che non servono ai cittadini, non servono alla gente, da quello si può, e si può attingere soprattutto anche da tutte quelle case degli enti previdenziali e assistenziali che tutt'oggi sono vuote, sono case acquisite con denaro pubblico di tutti i cittadini italiani, e penso che se il sindaco ha a cuore realmente il problema debba fare uno scontro con il governo, con tutto il governo che in parte è rappresentato anche da lui, mi pare che il capo del governo nazionale è un esponente del proprio partito, diciamo il Partito Democratico, il presidente della regione è un esponente del Partito Democratico, il sindaco di questa città. Siamo tutti d'accordo. Anche il presidente del municipio, quindi adesso non è che possono rimpallarsi le responsabilità. Quindi c'è anche questo, che prima dicevano governa Berlusconi, stiamo all'opposizione, noi gestiamo il municipio, gestiamo il comune. Ora, da partendo dal Presidente della Repubblica fino al Presidente del Municipio, di questo municipio, sono tutti esponenti del PD. Io dico il PD perché è un partito di maggioranza relativa che governa questa cosa. E la risposta, unica risposta che hanno dato è quella di varare una legge, varata anche dal Ministro Lupi, che prevede, l'articolo 5, che prevede che venga criminalizzato chi lotta per un diritto. Chi non ha una soluzione abitativa, che occupa per necessità, tutto viene criminalizzato. Diventa un delinquente, non gli vengono date le utenze, quindi non ha possibilità di lasciarsi luce, gas e quant'altro, non gli viene data la presenza. Questa è una forma di fascismo sciatto. Stiamo all'attacco della democrazia reale, stiamo all'attacco dei bisogni reali dei cittadini. Quindi noi non usciamo da questo municipio finendo a questa famiglia, la Narita non verrà data una risposta di cittadini. La volontà del municipio era solo quella di dividere la famiglia, qua ci parlano tante di famiglia. E la soluzione che devono notare è dividere la famiglia, c'è cioè il padre da una parte, la mamma con il bambino. Questa è una cosa che facevano tantissimo nei campi di concentramento. E noi questa cosa chiaramente non la possiamo accettare, come chiaramente non la accettiamo. Grazie.